Oggi parmigiana di zucchine, veloce, furbissima e deliziosa ricetta di mia mamma. E questa, sono super onesto, non l'abbandonerete più una volta che la provate. Totalmente innamorato di questa parmigiana per il suo sapore, per la sua consistenza, per le zucchine sono cotte al punto giusto, sono ancora un po' al dente, hanno la consistenza, però sono cotte e non le dobbiamo neanche cuocere in anticipo. Potete farla anche in realtà in padella se non volete accendere il forno. Vi svelo delle tecniche per farla senza glutine, vegetale, insomma, è una parmigiana per tutti ed è un ottimo sostituto alla parmigiana classica. E vi dirò, io non so, a me piace, non so se dirlo, però io sono, cioè, non lo so, dipende un po' dai giorni, però vabbè, in questo periodo mangio più volentieri questa. È fantastica. E quando mia mamma mi ha lasciato fuori dalla porta, perché sì raga, ora Covid, per la seconda volta, non per niente ho questo outfit molto sofisticato. In realtà non sto neanche facendo pubblicità, perché la Luciana è andata in pensione da un botto, quindi ovviamente è l'unico posto in cui posso stare. Questo è un appartamentino del garage, di là dove avrei la dispensa mi sono fatto la camera, dove proprio su Instagram faccio vedere tutto, dove c'è proprio il materasso così in terra. Nel bagno mi sono piazzato la macchinetta del caffè, perché qua non ci stava. Comunque non vedo l'ora di uscire, perché ne ho con sto caldo poi veramente ne ho piene le albicocche, per non dire un'altra parola. Tornando alle zucchine, mi sono detto perfetto, facciamo questa parmigiana e adesso ve la insegno a fare. Sono sicuro che ve ne innamorerete. Non riesco neanche a parlare, ho tutta la mandibola dura oggi, non so, sto Covid veramente. Durante la spiegazione giriamo la videocamera come ai vecchi tempi. Allora, prima cosa prendiamo le zucchinazze. Ne serviranno un bel po', perché in questa ricetta voi magari avete tante zucchine nel vostro giardino, nell'orto, ve le hanno regalate, oppure al supermercato costano molto meno rispetto al resto dell'anno e quindi magari ne prendete un pochino di più. Un chilo e due anche, ok? Dipenderà poi dalla grandezza della vostra teglia. Comunque, togliete ovviamente le estremità e le iniziate a tagliare. Le potete tagliare o con la mandolina, scusatemi, con una mandolina, oppure con la affettatrice, sarebbe proprio il top, oppure con il coltello. State attenti per il senso della lunghezza e non troppo grosse. E sale, ok? Mettete proprio il sale sulle zucchine e le lasciate un attimino, quei 20 minuti, riposare. Noterete che il sale, no, cosa fa? Fa rilasciare dei liquidi e quindi sulle zucchine si formeranno queste goccioline di acqua di vegetazione che poi verranno assorbite, ma questa ci pensiamo dopo. Adesso invece ci occupiamo della besciamella. Potete farla, come no, mia mamma ogni tanto la fa, alle volte non la fa, e se non la fa, ve lo dico subito, al posto della provola o della scamorza oppure del formaggio che volete, mette la mozzarella, perché la mozzarella, essendo un pochino acquosa, creerà nella teglia una sorta di composto simil besciamella, perché poi vabbè, insomma, le zucchine poi le infariniamo, ok? E quindi l'acqua della mozzarella, miscelandosi in cottura con la farina, creerà una cremina, ok? Però se volete farla, la besciamella darà un plus alla vostra parmigiana. La potete anche fare senza burro se non volete usarlo, perché magari in estate non vi va di aggiungere troppi grassi. Basterà prendere la farina e mescolarla direttamente nel latte a freddo e poi iniziare a cucinare il tutto a fiamma bassa fino a quando il tutto si addensa, come se fosse una crema, no? Sale e pepe. Nel caso invece la besciamella classica, lo sapete, burro, farina, una volta che il roux, si chiama così, no? Arrostisce un pochino in padella, aggiungete pian piano il latte. Io parto sempre dal latte freddo, ne verso piano piano, man mano mescolo e poi ottenete una besciamella fantastica. Siamo già arrivati quasi a fine video, perché veramente ormai la preparazione è semplicissima. Tagliate la provola, tagliate il prosciutto cotto nel caso lo volete usare, ci sta. Nel caso volete invece farla vegetale, ovviamente latte di soia e formaggio o mozzarella che si scioglie in cottura. E adesso dobbiamo infarinare, come vi dicevo, le zucchine. Prima le asciughiamo con la carta assorbente, le infariniamo. Io vi consiglio, se avete tempo, di proprio passarle in un piatto in cui all'interno c'è della farina. Senza glutine, naturalmente, usate la farina di riso. E poi cominciate a fare la vostra stratificazione nella teglia. Questa è una teglia, quella che vedete, da 20 x 30 cm, uno strato di besciamella, le zucchine naturalmente infarinate. Sappiate che se le vostre zucchine sono particolarmente grandi, che possono essere usate tranquillamente per questa preparazione, quindi saranno anche più acquose se sono grandi, sullo strato di zucchine, anche se
se sono già state infarinate, metteteci proprio una spolveratina di farina, perché queste zucchine grosse rilasceranno ancora più acqua in cottura. Un po' di besciamella ora, la provola o il formaggio che preferite, io uso la provola affumicata, ci sta molto bene, prosciutto cotto, formaggio grana, altro strato di zucchine, possibilmente alternate proprio la fantasia di stratificazione, nel senso se prima la fate orizzontale poi la fate verticale, e io ci farei 3-4 strati sicuri. In conclusione, mi raccomando, non metteteci né il prosciutto cotto né la provola, ci andrà solamente la besciamella, il formaggio grana e, se volete, proprio due fiocchettini di burro, magari soprattutto se non li avete messi nella besciamella. Adesso andate in forno, ma se non volete usare il forno vi faccio vedere una cosa. Prendete una padella e fate la stessa identica cosa, quindi vedete, tipo questa qua, ok, ci sta, sarebbe proprio top se l'aveste così, altrimenti va bene una teglia, una padella, insomma, tipo non il wok per intendersi, che abbia un fondo piano abbastanza ampio. Comunque ci mettete il coperchio e la fate andare a fiamma bassa media per circa una trentina di minuti, vi consiglio bassa media perché altrimenti sotto brucia e sopra invece non vi si cuoce. Ovviamente non si formerà la crosticina sopra, ma tutt'al più si forma sotto, e comunque il gusto è molto buono, perché l'ho ancora fatta, me garba parecchio, soprattutto quando non volete accendere il forno, perché immagino, insomma, che in alcune zone d'Italia ci sia proprio un caldo insopportabile, qua ancora ci salviamo, però immagino che in altre zone il forno proprio è andato in aspettativa. Se invece la volete fare in forno, 190 gradi, preriscaldato, forno statico possibilmente, zona centrale, e la lasciate cuocere per circa 25-30 minuti, anche 35, in base a quanto la volete dorata sulla superficie. Una volta cotta la lasciate magari un attimino intiepidire, quei 15 minuti, anche di più se la volete mangiare quasi tiepida, e poi la potete servire. Allora amici, cosa mi dite di questa ricettina? Spero tantissimo che ve gusti, ve garbi, fidatevi che merita un batto. Sarà un'ottima idea per Ferragosto, sicuramente sarà un'ottima idea per un weekend, sarà un'ottima idea quando avete delle zucchine e le volete cucinare in un modo spettacolare, pratico, goloso. Questa qua può essere anche un piatto unico, e poi in realtà può andare bene adesso per l'estate, ma quando volete farvi qualcosa con le zucchine anche durante l'anno sarà top, sarà proprio top. Se vi va di fare questa ricetta, condividete la foto nelle storie di Instagram o su Facebook, dove preferite, insomma. Sappiate che su Instagram trovate anche altre idee, i reel, sono queste ricette molto veloci, i soliti brinf e bronf qua, e altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti, attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti, e invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog, perché, cari miei, trovate anche la ricetta scritta con dosi, ingredienti e procedimento scritta in modo abbastanza preciso, per i miei standard molto preciso. E io vi saluto con una fettazza, sperando tantissimo di avervi invogliato a farla. Spaziale come sempre. Ci vediamo alla prossima, eh? Ciao.